giorno. Oggi un'escursione top. Andremo al Monte Amaro. Cominciamo con un bel tratto di asfalto fino alla Madonnina del Blockhouse. Una bella squadra di ragazzi, tutti paesani. Questa mattina sveglia ore 3:30, alle 4 abbiamo preso l'auto e ci siamo messi in cammino alle ore 5 in punto. L'alba. Guardate che spettacolo, lì abbiamo il Corno Grande, e lì Cima Murelle, Monte Acquaviva. Siamo arrivati alla Madonnina e finalmente salutiamo questo noioso asfalto e comincia il vero sentiero. Il Monte Amaro è la montagna più alta della Maiella. Salire su questa vetta non è mai facile, ci vuole un notevole sforzo fisico e psicologico. Non troppo per il dislivello, che comunque è di oltre 1200 metri solo andata, ma per la distanza, che è di circa 26 km. Zona di interesse che raggiungeremo è il fontanino, che è anche l'unico lungo tutto il percorso. Guardate, qui abbiamo il mare ed è qui montagna di 3000 metri. Oggi la temperatura a valle è asfissiante, saranno circa 35-40 gradi, qui penso la media giornaliera sarà intorno ai 15. Abbiamo già fatto un po' di strada, guardate. Ragazzi, siamo arrivati al fontanino, quindi abbiamo fatto più o meno 5-6 km e ora comincia la salita. Perché là proprio è la mammara, quelle che mi ha fatto lui, penso che scende da tutto. Abbiamo fatto una breve sosta e si riparte. Bivacco Fusco 40 minuti, Monte Amaro 3 ore e 20. Il dislivello si fa sentire. Cosa ammorbidisce, dai. Ok, vamos. Durissima, si sapeva.
Ho già fatto questo versante per andare al Monte Amaro, ma ormai sono passati tanti tanti anni. Sul Monte Amaro sono salito due volte, questa è la terza. La prima volta ho fatto proprio questo stesso tratto, la seconda sono salito dalla Rava del Ferro. Versante ben più impegnativo di questo. Per chi vuole, sul mio canale YouTube c'è un mio video di questa escursione. Ed eccoci qui, altro bel punto di interesse, il rifugio Fusco. Guardate alla nostra destra, cima Murelle, e quello lì su è Monte Acquaviva. Il bellissimo rifugio Fusco. Guardate lì in fondo il mare, guardate che situazione stupenda, guardate, guardate, guardate. Favoloso. Siamo a 2455 metri. Prima di andare via, guardiamo un attimo l'interno del Fusco. Ecco, qui abbiamo 6 letti a castello. Qui l'anfiteatro delle Murelle, guardate che spettacolo. Lì in fondo Monte Acquaviva, il Focalone, rifugio Fusco, e adesso noi saliremo lì verso Monte Amaro. Adesso davanti a noi ci aspetta un paesaggio lunare, non c'è praticamente vegetazione. Vai! Quanto dislivello abbiamo fatto? 813. Perfetto. È dura, è dura. In fondo abbiamo il Fusco, abbiamo fatto un bel po' di strada. Vediamo se riesco a zoomare. Guardate, sembra di essere sulla Luna. Il famoso puntino rosso, il bivacco Pedino. Monte Amaro 210. Monte Amaro 2793 metri, cima più alta della Maiella. Tira un vento gelido. Questa qui davanti a noi è cima Pomiglio. Adesso stiamo attraversando i tre portoni e davanti a noi c'è quella che si chiama Cima Pomiglio. Una delle ultime salite da fare prima del Monte Amaro. Non si arriva mai. Il Monte Amaro è proprio amaro. Thank you.
maestosa montagna. Dobbiamo seguire questo sentiero. E lì c'è il Monte Amaro. E il famoso puntino rosso. Guardate. Guardate dove siamo. Sembra sempre che stiamo per arrivare, ma non si arriva mai. Comunque, guardate, praticamente adesso dobbiamo fare questo, salire lì e Monte Amaro lì. 5 minuti, non ce la facciamo. Per fare 35. Ma da 3 ore e 08, diverse volte, non si ferma. Ed è fatta anche questa, eh? Una pausa e si riparte. Facci. Sta tirando un vento micidiale. Adesso arriviamo un attimo alla croce e poi si va via. Ma guardate dove siamo, guardate. Siete?
quello è il rifugio Manzini. Generale, vediamo. Di solito recupero subito. Nel frattempo ho avuto una crisi di crampi fortissima, mi sono dovuto buttare a terra e devo ringraziare questi ragazzi che sono stati eccezionali, mi hanno aspettato e mi hanno aiutato in tutti i modi. Adesso sembra che le cose vanno leggermente meglio, spero di arrivare in qualche modo all'auto senza condizionare ancora di più. Purtroppo da quando sono tornato dal mio viaggio in bici sono stato praticamente 2 mesi a fare montaggi video e non mi sono per niente allenato, anche se sono andato un paio di volte in montagna, e questo ovviamente mi ha condizionato. Bene, in qualche modo ce l'abbiamo fatta anche oggi, adesso ci facciamo questi 3 chilometri di asfalto, arriviamo all'auto e ci facciamo una birra tutti insieme. Ci vediamo alla prossima!